Come esiste il blocco dello scrittore, esistono i blocchi dell'attore. Dedicherò tutti i prossimi tutorial proprio a questi blocchi per aiutarvi a comprendere qual è il vostro e quindi anche aiutarvi a combatterli. Oggi parliamo dell'attaccamento al testo. Spesso vi si dice sei troppo attaccato al testo. Cosa significa? Significa che qualcosa vi ha distratto e che quindi la vostra performance non è al 100%. Ma cos'è quindi che vi ha mandato un po' in cortocircuito? La memoria e sapere già le battute del vostro partner. Ecco perché quindi viene detto sei legato al testo, perché una delle grosse difficoltà, uno dei maggiori blocchi è proprio questo, il testo. Voi sapete già che cosa succederà in scena, mentre si va sempre a cercare una naturalezza, una spontaneità, una reazione da parte dell'attore come se non sapesse nulla, né quello che dice lui, né quello che gli viene detto dal partner o dai partner in scena. Per poter ovviare al problema della memoria, innanzitutto dovete assolutamente dedicare il giusto tempo per imparare le vostre battute. Impararle benissimo con una memoria di ferro, in questo modo non avrete neanche più la paura di non ricordarvi una parola, una frase e quant'altro. Quindi, se potete, dedicate veramente tanto tempo ad avere una buona memoria. Ma in che modo? Non costringetevi, anche in fase di studio e di prova, a dare battuta con le parole scritte, specificamente quelle parole lì. Datevi una libertà in prova, perché si tratta proprio di incominciare ad imparare il testo. Quindi imparatelo inizialmente con della logica, altrimenti non ci sarà nulla che vi riporterà alla memoria reale, a quel testo lì. Quindi poco alla volta incominciate con la logica a capire che cosa dovete dire e perché. In fase di prova, quando iniziate ad avere un po' di dimestichezza sul testo, cambiate anche qualche parola e non vi concentrate solo su quella parola lì che non vi viene o su quell'altra che è un po' difficile da dire. Iniziate ad usare dei sostantivi diversi, dei sinonimi, per poter parlare più liberamente. Tutto questo vi permetterà di essere un po' più spontanei e liberi. Io durante i provini chiedo sempre agli attori di non badare alla memoria e di poter anche sostituire le parole mentre fanno il provino, però non è sempre così e soprattutto sul set si chiede una memoria di ferro agli attori, quindi cominciatevi ad allenare in questo modo in maniera tale da non avere poi appunto questo blocco legato alla memoria che rende assolutamente tutto finto. Dopo che avrete provato in questo modo, sarete anche più disponibili verso il partner, perché se non siete più tanto concentrati verso la vostra memoria, sulla vostra preparazione, potete realmente ascoltare l'altro. Ascoltando l'altro, ovviamente c'è più reazione, quindi non aspettate soltanto la sua ultima battuta perché sapete che dovrete parlare voi, ma lo ascoltate, sapete per logica che cosa dovete rispondere e rispondete con l'emozione giusta e con l'intenzione giusta e soprattutto con i tempi giusti, perché non si tratta di un botta e risposta, si tratta sempre di una realtà che dovete raccontare, che dovete essere in grado di raccontare attraverso i tempi giusti. Vorrei spendere una parola in più riguardo al provino, perché le cose sono molto diverse. Prepararsi a un provino e prepararsi al set sono due cose da vedere veramente in modo diverso. I casting director hanno l'obiettivo di presentare gli attori al meglio, di conseguenza si chiedono e si fanno sempre più versioni dello stesso stralcio, delle stesse battute che avete ricevuto per il provino su parte. Di solito si sceglie sempre l'ultima da mostrare o al regista o al produttore, però molte volte si chiedono anche più ciak per vedere che sviluppo ha avuto l'attore durante i provini. Questo permette ai casting director di far vedere anche una versione un po' più ligia e quindi con una memoria di ferro del testo e un'altra un po' più libera per farvi vedere anche un po' più a vostro agio. Voi comunque cercate di prepararvi al meglio e pensate che molte volte si ha più tempo per prepararsi ai provini piuttosto che sul set, perché magari sul set ti portano le battute poco prima di girare e le devi imparare anche in un tempo ristrettissimo. Almeno per il provino
il giorno prima vi arrivano le battute, quindi avete anche un po' più di tempo per prendere dimestichezza con la memoria. Comunque vada, quando arrivate al vostro provino, chiedete al casting director se avete anche un po' più di libertà nel testo o se dovete essere ligi al 100% verso le battute. Sicuramente vi diranno anche loro in che modo possono lavorare e quindi se vi possono dare libertà oppure no, e di conseguenza sapete anche in che modo gestire il vostro provino. E in bocca al lupo!